Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati su FIFA 16 e siamo nella carriera con la Fiorentina. Ok ragazzi, allora, dopo lo scorso pareggio con Valencia, oggi affronteremo il Real Sociedad. Stavo pensando di fare dei cambi alla formazione per non lasciare sempre la stessa. Però ragazzi, voglio inizialmente gestire questa squadra qui per cercare di farla amalgamare. Ok ragazzi, allora, vi dicevo, ho finito di lasciare questa formazione per cercare di farla amalgamare il meglio possibile. E nel frattempo che non registravo, ho iniziato a seguire alcuni giocatori dal Macida, che sarebbe un osservatore nel campionato italiano. Se ne va Teglio. Proviamo il tiro subito con Teglio, il miracolo del portiere. Parte bene ora a Fiorentina con al terzo minuto Teglio. Calcio d'angolo. Messo fuori ancora, attenzione Fernandez, Mati, Fernandez al tiro, parata. Ancora Ilicic che allarga subito per Teglio. Teglio ancora, Teglio, guardate che bravo. Dentro Ilicic, a podare subito Kalinic di testa, fuori. Attenzione che il portiere ha pasticciato. Kalinic ha recuperato palla, ancora Kalinic, dentro Teglio, prova il tiro, parata ancora del portiere, ma buona Fiorentina. Bravo Gonzalo a fermare tutto. Bello il pallone dentro di Ilicic, che la dà ancora dentro Kalinic. Vince il contrasto Kalinic, buttato a terra. Non dà nulla, incredibile, mi ha agganciato. Sentite i fischi ragazzi, ma aveva agganciato. Rischiano qua, sbagliando tutto. Kalinic dentro Ilicic. Si stoppa la palla, Ilicic il tiro, là il miracolo del portiere. Teglio dentro per Ilicic dentro per Kalinic, che ha chiesto lo scatto anticipato di un soffio. Kalinic, bravissimi però. Pallone dentro, Kalinic al tiro, Kalinic fuori di pochissimo. Al 67esimo ragazzi, Kalinic. Wow, ora attenzione che la società prova a distendersi. Il tiro, c'era Tomovic per fortuna. Occasionissima per il Real Sociedad al 70esimo. Qui attenzione che sono ancora loro in avanti. E il tiro innocuo. Questo è il primo tiro vero e proprio della partita della Sociedad, ragazzi. Arrivato al 70esimo. Babacar dentro. Fernandez ancora allarga. Ilicic era fuori gioco, ragazzi. Se no mi sarei trovato con questa finta solo contro il portiere. Mi smanaccia malissimo Tata Lusami, che poi lascia, attenzione ragazzi, ha lasciato la porta scoperta e per fortuna avrebbe stato Davide Astori per fortuna ha messo la palla oltre la linea. Uscita spericolata peraltro fatta da solo, senza che l'avessi ordinato io, di Tata Lusami. Qua Borca Valero la mette fuori. Babacar fermato chiaramente. Attenzione che la società prova a chiudere in avanti. 3 minuti di recupero già iniziati. Entro Lusanu, messa fuori la palla. Borca Valero, miracolo sulla linea di Gonzalo Rodriguez. Sarebbe stata la beffa finale, ragazzi. Che ragazzi, è finita nuovamente in pareggio 0-0, però ottima partita da parte della Fiorentina. Sono molto soddisfatto di questa seconda amichevole. Qui abbiamo avuto aggiornamento dall'Argentina, vediamo un po'. E questi ragazzi sono giocatori argentini da poter seguire, sono tutti attaccanti tranne questo qui. Questi due che sono dei difensori. Tecnica 55, 72, difesa 83. Potremmo provare a seguirlo, vediamo com'è. Questo qua, Diaz, no. Rincon, 21 anni. C'è lui. No, ok. Abbiamo avuto aggiornamento dalla Spagna. Questi sono tutti i giocatori in Spagna che potrei seguire. Griezmann, buon giocatore. Ma vedete, vale 40 milioni, quindi Godin, Toni Kroos. In Spagna c'è l'imbarazzo della scelta, ragazzi, ma sono tutti molto, molto, molto costosi. Ragazzi, l'ultima partita, quella con l'Everkusen, l'ho persa 3-0. Quindi non ve la faccio neanche vedere, perché sinceramente non è successo nulla. Una partita noiosa, caratterizzata da 3 gol da parte loro, però in maniera veramente rocambolesca. Una partita abbastanza... così penso che la mia squadra fosse abbastanza stanca, quindi abbiamo preso 3 gol in maniera veramente stupida. Per il resto non è successo nulla, quindi non ve lo so neanche qua portare. E ora andremo avanti. Abbiamo la partita di Coppa fra un po', vedete, contro il Milan, che è il nostro prossimo avversario.
qua mi avevano offerto, vedete, per Tata Lusano 5 milioni, ma non sono interessato comunque perché non voglio venderlo, già pochi giocatori, quindi non mi interessa per nulla vendere. Ragazzi, abbiamo ricevuto un'offerta per il CCD 12 milioni dell'Hoffenheim e io anche questa la rifiuto perché, ragazzi, vedete, i miei giocatori me li voglio tenere, voglio solo acquistare. Ora ragazzi, nel prossimo episodio inizio il calciomercato, ho fatto seguire un po' di giocatori come vi avevo detto, devo comprare assolutissimamente un terzino destro e un terzino sinistro perché ho visto che siamo senza, devo cercare di comprare anche un'altra S e un altro AD per l'attacco e almeno un centrocampista. Queste sono le priorità massime della Fiorentina. Ragazzi, come sempre, se avete consigli da darmi, nomi di giocatori giovani, forti, che comunque non costino troppo o che si sviluppano bene ma che non costino troppo, fatemi sapere perché mi sarebbero utilissimi in questi momenti che devo fare il calcio mercato. E ragazzi, come sempre, vi invito a lasciare like, commentare e condividere. Ci vediamo col prossimo episodio della carriera della Fiorentina che continua. Spero che vi stia piacendo. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella!